Buon Pasqua, ci sono dei documenti da firmare. A stamattina ci sono dei documenti da firmare. Non mi dire che sei la classica segretaria che ogni 2-3 guardo l'orologio e non faccio muro perché non vedo l'ora di a casa. Buon Pasqua, ma guardo l'orologio e non faccio muro. Io guardo il mio, veritto. Va, va, ti sei italiano, va, va. Ah, si mi scherzo, sì, ma prego, accomodatevi. Ma scusate, se mi scherzo, ma intanto mi avete chiamato voi qua, dite. Ah, già, siete per caso e perso tu un rotolino di soldi con un'elastica vicina? Sì, un basca, sì. E qua sta l'elastico, io. Poi dici che sei distratto, io. Dici che sei gente onesta, quello che trovi, quello che trovi un carete. Grazie, un basca, grazie. Ovviamente mai posso pensare che l'avete preso voi. No, voglio per piacere, non mi cerca soldi perché oggi non è proprio un'altra. Già ci si è saputo che Tonino ci ha lasciato. Ma che state dicendo, non basta? Tonino del deposito? Ma com'è possibile? Un pizzerò a me, che la maniera, con quella salute, che ne teneva solo 84 anni. E ha visto stamattina i manifesti a Pitoffi che stanno in giro per tutto il quartiere. A Pitoffi in che senso? Manifesto funebre, funerarie. Ma Pasqua, che hai epitaffi, capitoffi, epitaffi. Intanto mi aiuta Pitoffi a me perché non so come sostituirlo. Ma la cosa che più mi preoccupa è quello che se ne aiuta insieme a esso. E chi fosse, un Pasqua? È perché in coppo manifesto sta scritto: con lui se ne va un grande lavoratore. Ma chi era questo grande lavoratore che ha faticato per me e se ne aiuta? Vuoi che se ne vanno i mezzi e non so ci niente? Non basta i mezzi. E intanto a me questi soldi mi servivano per una cosa importantissima. Non notate niente di strano? Beh, sono poche palle di faccia. No. Di misurichine? Nemmeno. Tieni fosse sotto all'occhio? No, non basta. Ah, chissà. O posso accarassare, rimorse, credi, scippo, mettimi su sto scoiattolo in capo. Un Pasqua, io ho deciso di trapiantarmi in Turchia. Tu non hai casa là? Ma io, ma là se fatica, ti fanno fatica veramente, non come qua, la fatica con meno turco. Ah, perché voi no? Un Pasqua, nel senso che vado a mettermi i capelli là, ho già parlato e tutto. È vero che lo fanno anche in Italia, però già ho parlato là che si tratta solamente di 2 giorni, ci stanno andando tutti. Però poi ovviamente devo stare fermo, perché non posso prendere urti, non posso prendere polvere. E non può pigliare soldi, perché è pronto, papà, hai capito? Un Pasqua, ma che state dicendo? Ma scusate, io come arrangio? Ma perché un po' arraggiano a poco con scoiattolo in capo, l'hai tenuto fine, mo, scusa. Non Pasqua, ma qua scoiattolo, la verità è che, ecco, io con i capelli mi sento più sicuro, c'ho più sicurezza, avete capito? Come è sicuro, non Pasqua, che mi servono prestiti a questo punto. Voi non mi potete dare una mano. Ma lì per su prestiti mi dare una soluzione per combattere la calvizie che per secoli ha sempre funzionato e l'uomo si è trovato ad affrontare la vita a testa alta. Veramente, non Pasqua? E sarebbe? O capillo, io che è muno che ha tenuto la calvizie, si è sempre messo il capillo. Lì, i sordi trapianti. Quello che è importante per un uomo che in testa deve essere pieno di idee, pieno di valori, non chi ne capirlo. Ma va a fatica, va, Dodo, va. Lui scordaccia con il castoro, allora, che? Porto pure il castoro. E mi metto pure che... Grazie, vabbè. Amore. Grazie. I capirlo. Va a pensare i capirlo. Ui, che cavolo che fa però, mamma mia bella. E sei pure a Turchia, hai da spendere sotto. A così bello io.